Stai cercando un articolo da acquistare? Vuoi trovare qualità e convenienza? Vuoi conoscere le attività della tua zona? Vai su gostore.it e scoprirai le migliori vetrine della Loffride. Potrai avere i tuoi negozi a portata di mano e scegliere con facilità e comodità. Genera i coupon e vai in negozio. Avrai diritto ad un mondo di sconti. Non perdere l'occasione. GoStore.it, il centro commerciale online della Loffride. È un progetto SCOA per la valorizzazione delle attività economiche del territorio. In Grecia di Calabria nasce Caciuto. Caciuto, elisir digestivo, fatto solo con materie prime calabresi. L'amaro sempre piaciuto. Caciuto! 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 Caciuto, l'amaro sempre piaciuto. Caciuto, l'amaro sempre piaciuto. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Il dottor Gabriele Pizzianti dispone di un laboratorio di informatica forense e tecnica del suono applicata al diritto in continuo aggiornamento tecnologico. Lo studio opera in tutta Italia. Esegue copie forense di hard disk e di qualsiasi memoria di massa. Esegue il recupero dei dati persi o cancellati da qualsiasi supporto informatico e telematico. Esegue l'analisi dei dati digitali, documentali o multimediali, quali prove informatiche utili nel processo penale e nella revisione del giudizio. Analizza tracce sonore al fine di rilevare eventuali tagli, alterazioni, manomissioni, rilasciando report e certificazione legale. Per maggiori informazioni, telefono 070 88 25 38. Visita il sito www.studioperitalepizzianti.com. C'è più gusto a stare insieme, condividendo ciò che ami di più. La corsia McDrive sarà aperta sabato 24 ore, da domenica a venerdì fino alle 4. McDonald's Siderno, strada statale 106 presso il centro commerciale La Gru. Buon primo novembre, benvenuti a questo appuntamento con la rassegna stampa di Telemia. Vedete già inquadrato in primo piano il primo giornale che quest'oggi andremo a visionare. Si tratta di Gazzetta del Sud e poi anche gli altri naturalmente a seguire. Così iniziamo la nostra edicola digitale. Partiamo dal titolo principale in Gazzetta: stop sui manager, l'avvocatura dello Stato alla consulta, testo incostituzionale, il governo contro la legge che aumenta lo stipendio dei commissari. Ancora sarà un contenuto e non supererà il grado e mezzo. G20, un argine all'aumento suicida della temperatura, e questo naturalmente il risultato finale di quello che è stata l'incontro, il vertice a Roma. C'è un impegno ad evitare la catastrofe del microclima, e questa non è sicuramente una cosa da poco per il nostro, la nostra terra. Poste regionali, vedete, occhiuto a Roma, Lima la giunta, almeno due donne, ecco qui il governatore. E poi
Ambulanza in ritardo, muore di infarto a Villa San Giovanni, denunce polemiche e basta con questa strage. Il mezzo di soccorso arriva dopo un'ora e mezza, senza medico a bordo. Il caso segnalato al ministro Bruni, la rete va riorganizzata subito. Beh, non bisogna aspettare il morto, aggiungiamo noi, per sapere che il 118 ha gravissimi problemi e non solo in provincia di Reggio Calabria. Regina caccia di poker, del poker di Vittorio, e poi qui le tre foto, serie B, missioni esterne per Cosenza e Crotone, esordio di Marino. Andiamo in basso a Gazzetta del Sud, in prima pagina sempre, no pass come deportati, vergogna, protesta sciocca a Novara, la comunità ebraica, grave, inaccettabile, offesa. E poi intervista la dirigente, Iunti scommette sulla scuola calabrese, un'arma di riscatto, dice la giovanissima dirigente dell'ufficio scolastico regionale Antonella Iunti. E poi Cirella di Diamante, tentano di investire con l'auto due fratelli dopo averli picchiati, e qui ovviamente scatta il reato. Milan e Napoli sempre a braccetto, Serie A, Ibra trascina i rossoneri a Roma, partenopei ok nel derby, ma il suo attuale aspetto resta misterioso. Parliamo del leader invisibile dei talebani, si materializza in Afghanistan, lo vedete in questa foto, si tratta di Betullah Akhzada, il suo volto rimane quello della foto del 2016. Lasciamo la Gazzetta del Sud e andiamo a dare uno sguardo al quotidiano. L'ambulanza arriva dopo 90 minuti e muore. Il 118 in Calabria è in mille pezzi, mezzi vecchi, medici in fuga e inchieste. In alto vedete la tragedia avvenuta a Villa San Giovanni, vittima una donna colpita da infarto, e poi la denuncia del medico di famiglia, colpevoli di omicidio, invia una lettera al ministro Speranza, la Bruni, una mattanza quotidiana, bisogna intervenire subito. Il vertice G20 di Roma, gli accordi e la soddisfazione di Draghi è il viaggio iniziato del multilateralismo, e qui in foto il premier Mario Draghi, emergenza coronavirus, ospedali, osservati speciali, aumentano i contagi e ricoveri, in 24 ore si è passato a 4.526 casi e ci sono 26 morti, speriamo di reggere, ma sicuramente sarà così grazie al vaccino. Andiamo al centro pagina, chiudo, cerca a Roma talenti per la regione, la Lega pronta ma l'ipotesi Spirlì è sempre più lontana. Vedete, ho chiuso in partenza nella stessa giornata un viaggio a Roma, un viaggio veloce a Roma. Pugliese Ciaccio, fate attenzione prima di chiudere i centri vaccinali, e quanto viene così il messaggio che viene lanciato. E poi nello sport vedete una finestra dedicata a Crotone, Regina, Cosenza e il derby protagonista della Serie D, che se lo aggiudica il Cittanova. Andiamo in adesso in colonna, Quotidiano del Sud, fondazione antiusura, 10.000 richieste di aiuto a Crotone, mentre sbarchi fermati, due scafisti a Bianco, la vicenda dello sbarco di Seminara, sono stati fermati dai carabinieri, ieri l'abbiamo riportato sul nostro portale. Opzione vera o autentico miraggio? E questo il punto esclamativo, l'interrogazione, l'ex consigliere regionale PD, mi metto battaglia tra i papabili a vice sindaco, tra tutti i pro e i contro di una scelta, con la testa alla sentenza Miramare. E poi l'iniziativa Ferrovie della Calabria pulisce i boschi con i suoi passeggeri, una giornata ecologica di volontari. Lasciamo questa prima pagina Quotidiano del Sud, andiamo sul portale telemia.it. Per un problema tecnico quest'oggi non abbiamo né il giornale di Calabria né di calabria.live, ma che sicuramente avremo da lunedì risolti i problemi appunto ai file digitali che giungono alla nostra mail. Andiamo sulla Serie D, vedete gironi, risultati a nona giornata, San Luca KO in extremis, Cittanova vince il derby. Andiamo ancora avanti, Covid Calabria, lieve incremento di contagi, zero decessi. E poi l'imbarcazione alla deriva, sbarca Bruzzano Zeffirio e i carabinieri, il maltempo, fermo gli scafisti perché sono stati arrestati. Ancora un uomo disperso a Mammola, in corso le ricerche, qui c'è un'auto che non c'entra assolutamente nulla, ma messa in foto. Eccellenze, i risultati della settima giornata Reggio Med KO, il Locri e la nuova capolista.
ancora con i risultati sportivi. A 12 anni dalla morte Paravati, ricorda Natuzza, ieri era il giorno appunto della morte. Andiamo, lasciamo per ora il nostro portale telemia.it, lasciamolo e torniamo su quella che è la nostra rassegna sui giornali principali. Sfogliamo Gazzetta del Sud, vediamo all'interno, prima pagina in primo piano dedicata al G20, G20 si impegna sul tetto di 1,5 gradi, è il problema della temperatura, riscaldamento globale, a Roma i leader del pianeta raggiungono un sofferto accordo sul clima. Ma dalla bozza finale scompare la deadline del 2050 per un mondo a zero emissioni. Stop ai sostegni pubblici per le centrali a carbone, tutti i punti d'intesa. Eccoli qua, una foto che non è di rito, ma una foto simpatica davanti alla Fontana di Trevi nel lancio della monetina che ha suggerito l'avvio dell'ultima giornata del leader del G20. Hanno lanciato tutti la monetina all'indietro, come si suol fare davanti a questo straordinario monumento italiano, romano, ma del mondo. Stop, ci spostiamo in basso, si parla ancora di governo nazionale, Draghi, abbiamo dato sostanza al bla bla bla, dice l'Italia triplica il suo contributo al fondo destinato ai paesi più poveri, l'intesa non era scontata, evitata la rottura tra i giganti Cina e India. E poi allenamento dei dazi su alluminio e acciaio, gli USA aprono una nuova era con l'Unione Europea, nell'accordo di Bruxelles via tariffe totali su 10 miliardi di rispettive esportazioni, anche questo è un dato positivo. Se fallisce Glasgow sarà un fallimento per tutti, COP26 è l'ultima occasione per salvare la terra dalla desertificazione e dagli uragano. E poi Roma supera l'esame di sicurezza, una giornata difficile, due giorni difficili, ma superato. No Green Pass come i deportati è un'offesa alla memoria, aperto un fascicolo per valutare se esistono stati se siano stati commessi reati, le comunità ebraiche contro il vergognoso corteo di Novara, il sindaco Canelli, chi vuole manifestare deve mostrare rispetto per gli altri e per la nostra storia, dice. Nessuna discriminazione, bocciato il ricorso dei prof, decisione del Consiglio di Stato, il certificato verde non è in contrasto con le norme costituzionali, quindi non c'è storia, rispetta perfettamente la Costituzione, così ha deciso la Consulta. Ospedali in allerta, torna a salire il trend dei ricoveri, a Bologna riaperti i reparti Covid, sensibile aumento dei pazienti anche a Padova e Verona. Il Lazio ha riattivato la rete regionale di sorveglianza per la segnalazione dei casi, quindi bisogna stare molto allerta. Speranza, il 90% dei vaccinati è un obiettivo possibile. Il Ministro della Salute assicura che saranno fatte le opportune valutazioni, il governo è pronto ad un nuovo stato di emergenza se sarà necessario. E poi terza dose, gli insegnanti, la campagna ora accelera, richiami già a novembre. Lasciamo anche questa pagina di Gazzetta del Sud, ci spostiamo all'interno. La Fondazione Bellisario premia 5 innovative startup, vedete sull'intelligenza artificiale, seminario internazionale donna, economia e potere. In basso a centropagina, anzi ancora, un maxi rave occupata ex fabbrica in 6.000 alle porte di Torino, agenti feriti e sassate. Fratelli d'Italia Lamorgese riferisca in Parlamento. E ancora l'assurdo dramma di Arcolano, oggi l'udienza di convalida a Vincenzo Palumbo, contestato il duplice omicidio aggravato, mercoledì l'autopsia sui corpi delle vittime innocenti, il luogo in cui il camionista di 53 anni è esploso, 11 colpi contro l'auto dei due ragazzi. Ci spostiamo ancora in basso, vedete in un video la lite e la coltellata. E la coltellata, barletta e caccia due persone, forse i killer di Claudio La Sala. E poi sull'Apparino bolognese, pensionato ucciso, fucilato, indagato un vicino di casa. È incredibile questa violenza domestica, aggiungo io. E poi il leader invisibile dei talebani si materializza in Afghanistan, il mullah, diciamo prima, Akhundzada,
ha fatto la sua prima apparizione pubblica in una cerimonia. E poi Baldwin rompe il silenzio, basta armi vere sui set, le prime parole dell'attore dopo il dramma. Alina era una mia amica, è stato un evento orribile che imporrà nuove regole. E lo vedete l'attore dei film western che poi ha premuto il grilletto accidentalmente, certamente, ma il dramma purtroppo c'è stato. Incidenti che non si possono ripetere. Indimenticabile Monica Vitti, vedete, delicata, l'amatissima attrice romana compie 90 anni, ma da 20 è costretta nel limbo dell'Alzheimer, poverina. In un'immagine la nostra la mostra fuori dal set allestita dal Museo del Cinema di Torino, non si vede in giro per problemi appunto di salute e l'Alzheimer. Andiamo ancora avanti. Calabria, stipendi dei manager troppo alti, nel merito la legge sugli emolumenti dei commissari e subcommissari regionali. La norma voluta dal centrodestra alla fine dell'ultima legislatura per l'Avvocatura dello Stato viola due articoli della Costituzione. Quindi i commissari degli enti subregionali hanno uno stipendio troppo alto. E qui ci sarebbe da leggere tanto, ma lasciamo stare. Consiglieri ed esterni, la giunta Occhiuto sarà il frutto di un mix. Era Roma incontri e riunioni per il presidente che ha fatto una breve fuga romana, utile per definire parte degli assetti a nuova giunta regionale e verificare alcune condizioni politiche con i leader nazionali del centrodestra. Roberto Occhiuto è tornato ieri sera in Calabria per avviare la sua prima vera settimana da presidente della regione. Al decimo piano della cittadella che lo attendono diversi dossier e bandi in scadenza. Il lavoro di riavvio della macchina amministrativa camminerà di pari passo alla definizione degli assetti di governo. L'ultima missione della capitale è servita a sondare la disponibilità di qualche esponente esterno al mondo dei partiti che il neo governatore vorrebbe coinvolgere nell'esecutivo che sta per nascere. Sui nomi non filtra molto, ma l'intenzione di Occhiuto sarebbe quella di dar vita a una giunta frutto di un mix tra eletti e personalità provenienti dal mondo delle professioni e della società civile. Questa è la sua idea. Un elemento potrebbe essere certo: tra gli assessori che saranno riconfermati i favoriti è Gianluca Gallo di Forza Italia e Fausto Orso Marzo di Fratelli d'Italia, che conserverà la delega finora detenuta. Aperta la partita alla vicepresidenza, la posizione di Nino Spilli è messa in discussione più dai dirigenti leghisti calabresi che dal leader Matteo Salvini. Quindi bisognerà capire ora che cosa accadrà. Il leader del Carroccio dovrà mediare tra le spinte che potrebbero premiare finora chiaretto le sorti della regione e il desiderio degli eletti di vedersi rappresentati. Quindi ora vedremo. Poi in tal senso ci sono due nomi accreditati invece a Palazzo Campanella e sono uno Giovanni Arruzzo, l'uscente, e Michele Comito, esponenti tra due principali correnti interne che fanno capo rispettivamente a Francesco Cannizzaro e Giuseppe Mangia Lavori. Capiremo ora chi e come verranno scelti e nuove figure istituzionali. Andiamo avanti. I piccoli comuni rischiano l'esclusione dalle scelte dell'acqua. Appello del coordinamento Bruno Arcuri, è necessario un ampio coinvolgimento degli enti locali. Qui in foto vedete Marcello Manna alla guida dell'autorità idrica calabrese. Ambulanza dopo 90 minuti e senza medico, il paziente muore. Una vergogna, aggiungo io, una vergogna. Non so come chi gestisce la sanità in questo momento può stare seduto tranquillo sulla sedia, specialmente in provincia di Reggio Calabria, dove il personale è assolutamente insufficiente a occuparsi dei malati. Quindi si parla di nuovi concorsi, si parla di nuovi bandi, aggiungiamo noi, ma la situazione è drammatica e chi è responsabile dovrebbe certamente, anche in quota pro parte rispetto agli anni di gestione, perché ognuno risponde per quello che fa, però l'attualità è questa e non la si può nascondere. Il caso è stato segnalato, pensate, al governo e la consigliera regionale Bruni attacca a riorganizzare subito la medicina d'urgenza. Intanto la paziente a Villa San Giovanni è morta. Il dottore Salvatore Oriente, che è il medico di famiglia, scrive al ministro: tutti colpevoli di omicidio, vuole un'imputazione per omicidio per i responsabili
per questo problema che non è da poco. Calabria, la profilassi è troppo lenta, solo 724 prime dosi in un giorno. L'Istituto Superiore di Sanità, nuove infezioni e ricoveri in aumento tra i non vaccinati. Va molto meglio la campagna delle terze somministrazioni, già a quota 15.000. Quindi la situazione, come vedete, è il rischio sono i non vaccinati. Aveva vinto un bando ma non è stato assunto. Il Tribunale condanna l'ASP di Cosenza. Si trattava di una selezione indetta per l'emergenza Covid. E qui ancora sulle vaccine. L'ASP gli farà un contratto a tempo determinato, come ha detto alle polizie. Pensate. La Piana in piazza per la salute, ma la polemica impazza. E qui oggi vedete un bel servizio al nostro TG, un tavolo tecnico chiesto dai sindaci dell'associazione Città degli Ulivi. Alta tensione dopo la manifestazione di sabato a Gioia Tauro tra discusse scelte politiche e appelli ai governi nazionale e regionale. Solo la scuola può riscattare la Calabria. Ecco qui. Intervista Antonella Iunti, di origini bibbonesi, da poche settimane alla guida dell'ufficio scolastico regionale. In primo piano l'avvio di un dialogo piuttosto intenso con la regione e la formazione dei ragazzi, riflettori puntati anche sull'utilizzo delle risorse finanziarie per mettere in sicurezza gli edifici. Qualche prefettura calabrese ha varato un piano operativo per raccordare l'orario delle lezioni con quello dei trasporti degli studenti, la capienza del bus all'80%, istituendo orari eccetera. E qui i contenuti dell'articolo. Lasciamo anche la giovane dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Il PD si ripensa. Va recuperato il valore della militanza, dicono. La Presidente dell'Assemblea Nazionale Dem, Valentina Cuppi, in visita a Siderno, un servizio che vedremo domani, l'apporto dei singoli propulsore essenziale per rafforzare il partito. E poi Reggio vuole scoprire la sua antica identità intellettuale a confronto il focus organizzato dal vice sindaco Perna. Poi rifiuti a Reggio, la soluzione ponte, da oggi ennesima proroga di AVR. La valorizzazione dell'area di Sant'Agata. Andiamo un po', ci spostiamo. Reggio, le emergenze del carcere al vaglio del garante. Come vedete, qui c'è Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private alla libertà, quindi dei reclusi. Il delegato nazionale in vista d'Arghillà sul tavolo l'assistenza sanitaria per i detenuti e i disagi logistici per la polizia penitenziaria. Siderno, Fragomeni fra i testimoni nel processo a Fuda. La prima udienza fissata giovedì. L'ex senatore accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Fragomeni sarà fra i testimoni. La sindaca, c'è anche l'attuale sindaca di Siderno, Maria Teresa Fragomeni, fra le 25 persone che la procura antimafia di Reggio chiede di citare a testimone nel processo che viene imputato l'ex senatore Pietro Fuda con la pesante accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. La prima udienza è fissata giovedì 4 novembre davanti al Tribunale di Locri. In composizione collegiale, dove sono chiamati a comparire gli altri quattro imputati. Si tratta di Giuseppe Figlio Meni, Antonio Commisso alias Boccato, Cosimo Commisso 69 anni, ai quali Didia Regina contesta il reato di concorso in corruzione elettorale aggravata con le finalità di agevolare l'attività della cosca Commisso di Siderno, nonché Domenico Cerisano, che risponde di minaccia aggravata a pubblico ufficiale. Nell'inchiesta vedete la citazione dei testimoni, su tutti i procuratori Calamita e Cappelleri indicano i nominativi di 13 investigatori. Tra gli altri nomi, anche nella lista della procura, al vaglio eccetera, c'è il sindaco Fragomeni, che eventualmente dovrebbe riferire in merito alle dichiarazioni rese in sede di indagine nel febbraio del 2018. La procura chiede anche di poter sentire su quanto riferito nel corso, vedete, dell'indagine il dottor Pietro Sgarlato, uno dei competitor per la carica di sindaco di Siderno alle elezioni amministrative 2015, dove ha prevalso l'ingegnere Pietro Fuda, il quale ha ricoperto il prestigioso incarico fino all'agosto del 2018. Lasciamo questo stralcio di articolo. Il maltempo ferma gli sbarchi e incassa due scafisti in fuga. Vedete, nella Locride resta altissima l'attenzione dopo l'assalto nelle ultime settimane. Giovani ucraini intercettati sulla strada 106 e arrestati dai carabinieri di Bianco
sarebbero i responsabili dell'arrivo dei 56 migranti sulla costa tirrenica. Vedete, qui ormai non c'è più Ionio Tirreno, si cerca solo di arrivare sulle nostre coste. Comunque l'attenzione resta alta. E poi prime soluzioni al caso Roccella. Dopo i tanti appelli lanciati dal sindaco Zito, è chiuso per degrado e infiltrazione di acqua il centro di accoglienza, le istituzioni hanno cominciato a interessarsi del caso Roccella. Nella banchina più grande del porto, infatti, la Croce Rossa ha realizzato una tenda, ma questo notizia vecchia, insomma, che sapevamo e che abbiamo già visto. Il Mazzini ospite a Siderno, sinergia tra i due dirigenti Locri, la carenza di aule nel liceo. E poi ancora in Calabria, è avvenuto in provincia di Reggio Emilia, ma è incendiato il furgone di un'azienda calabrese, i proprietari sono originari del Cosentino, il rogo sarebbe doloso, quindi c'è dolo nell'incendio del furgone che è rimasto distrutto. Arenile, addio con le mareggiate, adesso rischia anche la ferrovia. Vedete qui le immagini di quello che è stato il rosicchiamento continuo delle onde, dei marosi, del mare che ha inghiottito metri cubi di spiaggia e praticamente sta arrivando a Fuscaldo, vedete, alla ferrovia. Lo scorso anno Cetraro, Acquappesa, Fuscaldo e Tortora furono i centri maggiormente colpiti dalla furia dei marosi. Andiamo ancora in autunno in prima fila tra Rende e Pollino, presa dalla rassegna della 900. Andiamo ancora avanti, siamo in Calabria, come sempre, raduno dei fedeli per ricordare la scomparsa Natuzza Evolo. Eccola qui, oggi ricorre il 12° anniversario della morte della mistica di Paravati. Vincenzo Varone, alla Villa della Gioia, la messa che sarà celebrata da Monsignor Nostro. E poi posta non consegnata, i PM di Vibo indagano il grave episodio a Pizzo, la corrispondenza recuperata dai carabinieri, si configurano diversi reati, infatti non si scherza con la posta. Tre automobili in fiamme, notte di terrore a Gagliato, il rogo di matrice dolosa. E poi l'Aspe di Crotone ha i conti in rosso, la previsione del deficit è, pensate un po', di 27 milioni, approvato il bilancio previsionale del 2022. Lasciamo lo sport, giusto per andare a dare uno sguardo alla fine alle condizioni meteo. Vediamo, vedete le previsioni di oggi, anche qua si prevede pioggia, la nostra regione. E prosegue anche domani, dovrebbe esserci un miglioramento, o almeno le nuvolette sono sparite, se non qualche cosa sparata, quindi oggi ancora pioggia, domani vediamo se ci regalerà un martedì di tranquillità dopo queste abbondanti piogge degli ultimi giorni. Ci spostiamo sul Quotidiano del Sud, andiamo all'interno, il presidente Draghi incassa l'accordo, eccolo qui. E poi niente intesa sul 2050 come scadenza per arrivare alla neutralità carbonica, quindi risultati del G20. Al via, vedete il summit, l'ultima speranza su 1.5 gradi sarebbe di temperatura. Il Papa, i leader ascoltino il grido della terra. C'ha ragione il Papa anche con questo appello. In Italia ospedali in allerta. Andiamo a ricaricare la pagina. In Italia ospedali in allerta, trend ricoveri in salita. Ecco lo scenario: in 24 ore in Italia registrati 4.526 casi e 26 morti. E poi una startup che aiuta il lavoro degli artigiani è stata inventata a Benevento. Eccola qui, il sito vuol mettere in rete gli artigiani e questa è una bella, veramente una bella cosa. Al Gemelli arriva Art 4 Art per curare, oppure Art per curare con la bellezza, un progetto per i malati oncologici. Andiamo ancora avanti,
un'ora e mezza per l'ambulanza, donna muore di infarto. E qui vedete il dottor Salvatore Oriente in foto, il medico di famiglia che ha denunciato questa tragedia che è avvenuta a Villa San Giovanni, ma noi aggiungiamo, poteva venire da qualunque altra parte, tenendo conto che l'intera rete del 118 calabrese è a pezzi. Infatti il titolo è il 118 in Calabria e in mille pezzi, ambulanze vecchie, medici in fuga, inchieste e soccorso ridotto al lumicino, le colpe di commissario regione, fondi fermi e piano di riorganizzazione inesistente. Mattanza quotidiana, intervenire subito, c'è bisogno di norme straordinarie, risorse eccezionali, la nota della Bruni. Occhiuto a Roma, cerca talenti, questo è il titolo e riguarda quanto diciamo noi. Ieri il presidente nella capitale per un giorno intero, lo vede in partenza col suo zaino a Termini, in capitale diciamo per incontri utili a formare la giunta. La Lega è pronta a fare la sua parte, ma l'ipotesi Sperlì è sempre più lontana. Prima di chiudere i centri vaccinali facciamo attenzione, e qui una lettera aperta agli operatori sanitari del centro vaccinale dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, che hanno indirizzato al presidente della giunta regionale Occhiuto. Poi vedete gli operatori del Pugliese Ciaccio, assurda decisione del commissario Longo, che probabilmente avrà anche lui le ore contate. In memoria dei morti di Monte Covello, i carabinieri vittime di una sciagura aerea sorvolano la Calabria per lotta contro le 'ndrine. Ancora lo studio RSA in Calabria si spende un terzo rispetto al resto d'Italia. E anche questo è un brutto dato, ma anche un bel interrogativo. Fondazione Antiusura, vedete 10.000 aiuti, i fondi ci sono, ma serve un cambiamento della legge del settore. A tanto ammontano i casi trattati dal Zaccheo per il sovraindebitamento. Catanzaro in fiamme, 3 auto, ipotesi dolo. E poi in basso bianco, sbarchi sulle coste regine, ci sono 2 fermi, si tratta di 2 ucraini che sarebbero gli scafisti. Lo sbarco è quello che poi è avvenuto nella spiaggia di Seminara, il famoso sbarco. L'iniziativa Ferrovie della Calabria pulisce i boschi con i suoi passeggeri. E poi a Mendicino, malore per l'attrice, show sospeso. Mille piani all'alba, l'attrice protagonista Emilia Brandi è svenuta in scena cadendo violentemente sul palco. Subito dopo sono scattati i soccorsi da parte dei familiari e colleghi. Dopo circa 20 minuti tutti sono stati rassicurati, la Brandi si è ripresa e il direttore artistico Mario Massaro ha informato che lo spettacolo per volontà della stessa attrice sarebbe ricominciato. Bene così. Cosenza è il nodo poltrone, la politica non è un pranzo di galà. E poi opzione vera o autentico miraggio, e qui torniamo, l'ex consigliere regionale mi metto battaglia tra i papabili a vice sindaco, tutti i pro e i contro di una scelta con la testa alla sentenza Miramare. Revisioni auto a Palazzo Alvaro, Metro City, incontri rappresentanti della Asnali. Valorizzazione e rilancio dell'area di Sant'Agata al centro dei lavori della 7ª Commissione. Il garante detenuti in carcere a Raghilla e Peppone sbarca a Milano. Chi è Peppone? In piazza 5 giornate apre martedì Fratelli, la bufola, Lab, Peppone. E ovviamente, vedete, eccolo qui in foto, lo faccio vedere meglio. E il mitico Peppone al secolo Giuseppe Ferranti con il suo locale Fratelli la Bufola, sito nella centralissima via del divertimento notturno Regino, via Zecca, e il suo gruppo consolidato di una quarantina di collaboratori sono ormai una garanzia di genuinità, qualità eccezionale delle materie prime e il servizio perfetto e puntuale come un orologio svizzero. Quindi per Peppone, napoletano 43 anni, ma ormai regino d'adozione da 11 anni, è giunta l'ora di spiccare ulteriormente un importante passo in avanti. Peppone è pronto a fare il bis, allargando i suoi orizzonti fino a Milano, dove martedì in piazza 5 giornate aprirà il suo Fratelli la Bufala Lab nella città della Madonnina. Peppone si porterà dietro quasi tutti i suoi fornitori calabresi e regini in particolare. Eccolo qui, Peppone dei Fratelli la Bufala, ormai conosciuto locale che è un po' tutti, diciamo, che ha ospitato un po' tutti a Reggio.
un connubio anche, dobbiamo dirlo, tra prezzo e qualità, che consente a tutti di andare a pranzare o cenare. A lezione di teatro con l'attore di Gomorra Antonio Gargiulo, che rivela i segreti e i trucchi del casting, dei casting professionali. Andiamo ancora avanti. Molto velocemente. Cresce l'attesa per il match tra la Nazionale degli Attori e la Regina 1914. Primo consiglio nell'era Fragomeni, e questo è il titolo della provincia. Assise convocata per il 5 novembre per eleggere il presidente e svelare la giunta. Ieri la riunione con tutti i consiglieri, intanto impazza il Toto assessore. Stadio ancora a porte chiuse, la Villese reclama rigore contro il Comune. Prove di campagna elettorale, presentate il movimento politico, dipende da noi. A Colonia la prossima primavera si voterà per le amministrative e quindi nasce un nuovo movimento politico. Vedete la presentazione del movimento politico che è avvenuta a Colonia. Andiamo ancora in avanti. Camminata tra gli olivi della Piana. La città metropolitana ha aderito all'evento nazionale Nuovi modi di raccontare il territorio, nuovi tasselli nel marketing territoriale. A Giffone, strade albanese, Metro City promette ma non mantiene. Andiamo in basso, commemorazione dei defunti, le disposizioni del cimitero. Frana sulla provinciale da Colelli a San Roberto. Mentre in basso, a Terranova Sappeminuglio, nuovo successo per la make-up artist Nadia Mastroieni, premiata per il lavoro con il regista Matteo Scarfò. Andiamo ancora in avanti. Crotone si riparte da Frosinone, poi vedete anche Regina, attenzione alla cittadella. Cosenza devi fare meglio di Benevento. Lasciamo anche la pagina sportiva. Lasciamo e andiamo alla fine, perché il tempo a nostra disposizione è veramente scaduto, a dare uno sguardo al meteo che in questi giorni ci sta coinvolgendo particolarmente. Vedete, le temperature oggi oscilleranno tra i 13 e i 18 gradi, minime e massime. Ancora prevista pioggia, se non fortissima, su tutta la regione, quindi cielo coperto. Domani la situazione dovrebbe permanere nello stesso modo, addirittura le temperature sembrano rimaste proprio identiche, quindi una situazione che perdura anche domani, mentre dopodomani qualche pioggia in meno, ma il cielo sarà comunque coperto e le temperature saliranno fino ai 20 gradi, quindi attenzione, perché il primo freddo potrebbe portare anche raffreddori, e in un momento di Covid i raffreddori è meglio evitarli. Andiamo a vedere, c'è qualche notizia aggiornata sul nostro portale telemia.it. Sembra che non sia così, quindi noi non facciamo, ricarichiamo un po' tutte le pagine, ecco qui. Non abbiamo solo il tempo per ringraziarvi, salutarvi, ringraziarvi per averci seguito fino ad ora e augurarvi un buon weekend, una buona giornata di tutti i santi il primo novembre, e naturalmente appuntamento con la prima edizione del telegiornale del nostro TG alle 13:30. Grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi. Da Rita Severin Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi,
così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. È la scelta giusta.